della verità che non parla. La verità sta lì, ascolta, ma non interviene per sciogliere il problema. Petrarca parla con Sant'Agostino, che è il modello, è l'archetipo della conversione, della metanoia, è l'ideale del saggio, quale Francesco Petrarca vorrebbe essere, ma insomma, Petrarca, l'abbiamo detto, ha davanti Sant'Agostino, ma Sant'Agostino è un, come dire, è un saggio irraggiungibile. Perché ci interessa questo testo? Nel secondo libro, Trattato del Secretum, Petrarca parla di un peccato terribile, il peccato dei peccati assieme all'amore, il peccato che lo angoscia, che è la, come dire, la piaga principale della sua anima. Questo peccato si chiama accidia. Che cos'è l'accidia? Come la chiameremmo noi accidia? Potete scegliere molte formule, noi ne abbiamo una, come dire, forte, che è la depressione. L'accidia è il sole nero della disperazione, è il veleno dell'angoscia che offusca ogni piacere, che oscura ogni piacere e lo soffoca, lo strangola. Ed è vero che è interessante come Petrarca descriva l'accidia. L'accidia è la malattia dell'anima per definizione, della coscienza, che vorrebbe, sa dove sta il bene, dove sta la salute, ma non ha la forza per attingerla. E dunque allora, guardate come la descrive qui l'accidia. Anche qui, l'accidia è il demone meridiano, lo chiamavano, come ricordate, gli antichi. È un assalto degli dei inferi, degli dei del lutto, degli dei del dolore, del male, che si muovono appunto come un esercito, assediano la fortezza dell'anima, la incalzano da ogni parte, fino a che appunto essa si arrenda. E questo male è tenace, non dà tregua o sollievo, trasforma la luce e la vita, cito, in una notte d'inferno e acerbissima morte. Ma non basta questo. Tutto questo è accompagnato da quello che, uso la traduzione naturalmente, Petrarca chiama una atra voluttà, un piacere, come dire, buio, nero, malato, un piacere malato di trovarsi in quella condizione. Questa accidia si moltiplica in un esercito di minacce, come si trasforma in uno stuolo di pensieri tutti negativi. E si riduce in un cumulo di ansie che soffocano la mente e spengono ogni slancio e cancellano qualunque fiducia. L'accidia dunque è una incapacità di trovare una via verso il bene. Si sa anche qual è, ma non si ha la forza per attingerlo. E si accompagna, e questo ci interessa ancora di più, a un corteo di comportamenti che ne fissano la fenomenologia perversa. San Gregorio Magno aveva identificato 6 figlie dell'accidia. Guardate quali sono. Usiamole, se volete, come una nostra, come un nostro promemoria, per una sorta di catalogo dei riflessi dell'accidia. La prima figlia, che è la malizia. Come la intende la malizia, San Gregorio? Che è un odio amore per il bene. È un odio-amore non risolto, appunto. Io saprei cosa dovrei fare per liberarmi, ma non voglio, non ce la faccio, sono prigioniera. So, ma resto bloccato. Poi il rancor. Che cos'è il rancor? Il rancore è la rivolta della cattiva coscienza contro quelli che ti esortano al bene, che non sono però banalmente... Un altro riferimento al vostro sapere, a quello che Lacan chiamava le sujet supposé savoir, quello che sa, no? Quello che sa esattamente qual è la verità. No, il rancor è la rivolta contro chi cerca di aiutarti, non contro chi ti bacchetta e ti dice tu devi fare così, sei un cattivone per questo. No, qui chi si mette dalla tua parte cerca di aiutarti. Quello diventa, come dire, l'obiettivo, il bersaglio del rancor. E poi la pusillanimitas. Che cos'è? Essere pusillanime, che significa? Pusillus significa animo piccolo. Ma l'animo piccolo di chi?
di chi si ritrae sgomento, impaurito davanti al compito che ha, davanti all'impresa che gli si chiede, davanti alle difficoltà che si trova davanti. E poi, quarta figlia, la desperazio. Che cos'è? La certezza di essere già condannati e dunque sprofondare nel lutto, nella rovina, nella depressione. Quinto, torpor circa precepta. Che cosa vuol dire? Torpor, sonnolenza, verso i precetti. Quindi io saprei anche ancora una volta come muovermi, ma sono pigro, non mi muovo rispetto alla strada che so che dovrei imboccare. Resto seduto, assiso nel gorgo buio della mia condizione. Ultima, la evagatio mentis. Punto molto interessante, perché vediamo subito a che cosa si accompagna. L'evagatio mentis è l'inquieto di scorrere di fantasia in fantasia, cioè l'incapacità di stare concentrati su una cosa. E quali sono gli effetti, i riflessi dell'evagatio mentis? Sentiteli uno per uno e vedrete, come dire, i sintomi, come dire, ormai che noi abbiamo imparato a conoscere, come vedete, hanno radici profonde. Guardate quali sono gli effetti dell'evagatio mentis. La verbositas, lo sproloquio, il parlare una continuazione, il parlare sempre, l'inarrestabilità del parlare, saltando da un argomento all'altro. La curiositas, ma non la curiositas benevola, benigna, il muoversi, il viaggiare, l'andare da una parte all'altra, non per spaesarsi e mettersi in gioco, ma per vedere con frenesia, che appunto non lascia segni e produce al contrario la ripetizione dello stesso. E poi ancora l'instabilitas e l'importunitas menti, l'instabilitas, cioè non essere fermi, saldi, sicuri, e l'importunitas, cioè che è l'incapacità di fissare un ordine, un ritmo al proprio pensiero. Queste sono le figlie dell'accidia. Come vedete, siamo in piena fenomenologia clinica, le parole sono anche più belle, perché da questo punto di vista l'autorità, l'autoritas del latino aggiunge qualcosa in più. Quindi, come vedete, amore, accidia, sono due termini strettamente correlati, connessi, e proviamo da questo punto di vista ad affrontarli in un... vedo che stiamo andando avanti, aveva ragione lui, tra poco mi dovrà... cercherò di stringere il più possibile le cose. Vi propongo allora, davvero, abbandono i miei fogli e vado a voce. Allora, vediamo dove si incontrano i fusi, in un solo caso, accidia e eros. Esiste un'opera maledetta. Sono due le grandi opere maledette della letteratura italiana. Uno si chiama Promessi Sposi. Ogni volta io uso un Madonna, Promessi Sposi, per carità. E invece sono un grande libro, su questo dovremmo ragionare. Vabbè, se avrete voglia un'altra volta. Io ve ne scelgo un'altra ancora più complicata. Anni fa mi si faceva notare che degli inni di Callimaco, poeta greco, si vendevano semmai 3.000 copie. Di questo libro si vendevano 300 copie. Questo libro è La Gerusalemme liberata, scritto in italiano, certo, in italiano dell'anno di grazia 1581, però insomma, comunque italiano. Perché ci interessa La Gerusalemme liberata? Che cosa racconta La Gerusalemme liberata? Sapete come Tasso spiegava l'allegoria della Gerusalemme? Sarebbe la conquista di Gerusalemme, ma che, da parte dei crociati. Ma che cos'è la conquista di Gerusalemme? Tasso la spiegava così. È la conquista della felicità. Come si ottiene la conquista della felicità? Ci vuole un esercito, ma questo esercito ha bisogno di un capo, Goffredo di Buglione. Ma questo capo che cos'è? È la ragione, che deve controllare le parti, i suoi guerrieri, e li deve ridurre a unità. Siamo appunto nel mito classico, l'auriga che comanda, tiene le redini e deve appunto ridurre a unità. Chi sono i due cavalli bianchi e neri? Ce n'è un, Rinaldo, che è il migliore guerriero, ma è un po' una testa calda. Tant'è vero, si arrabbia, ammazza uno ed è costretto ad andarsene, si perde
nei giardini di Armida, in pieno Eros, fin quando arrivano due cavalieri, ma vuoi fare questa vita da scioperato? Torna a casa, abbiamo bisogno di te. E Rinaldo arrossisce, lascia un'Armida innamorata e amante e se ne torna a casa. Armida lo segue al punto tale che alla fine dirà: io sono la tua ancella, fai di me quello che ti pare. Siamo in piena edificazione religiosa evangelica. Ma c'è un altro cavallo, c'è il cavallo nero. Chi è il cavallo nero? Tancredi. Tancredi sarebbe un grande guerriero, il secondo guerriero dopo Rinaldo. E c'è un problema però, Tancredi è innamorato, ed è innamorato non riamato. È innamorato di una guerriera che ho visto una sola volta, un attimo, un momento, appunto, l'emozione di cui parlavamo prima. Questa guerriera ha fatto una cosa, si è levato l'elmo e ha visto una chioma bianca, una chioma, scusate, bionda. Mi dispiace per le tante brune che stanno qui, ma una volta le donne belle erano le bionde. Poi i poeti però, Tasso anche diceva, dice, era bella per quanto fosse bruna. Poi però dopo, come sapete, le cose sono cambiate e si è arrivati a quella strepitosa coppia, gli uomini preferiscono le bionde, dove però c'era sì Marilyn Monroe, ma c'era una straordinaria bruna che era appunto una degna coppia con Marilyn Monroe. Allora dicevamo, che cosa succede qui? C'è il cavallo, c'è il guerriero ma innamorato, accecato dall'Eros, cavallo nero. Tancredi cerca anche lui di darsi un contegno, vorrebbe essere il cavaliere perfetto, ma basta che Clorinda da lontano si faccia vedere e lui dimentica tutto, dimentica che sta combattendo, dimentica che deve fare qualcosa, abbandona tutto, sta là, non conosce, come dire, liberazione. E dunque, come si fa a vincere con il cavallo nero? Che fine fa il cavallo nero? Fino all'ultimo episodio della liberata, Tancredi resta uguale a se stesso, non conosce evoluzioni. Il cavallo bianco può essere tenuto bene con i freni, ci vogliono freni, muscoli, e allora, come dire, l'appetito irascibile a forza di scossoni si può domare. Ma come si fa a scuotere chi è prigioniero dell'Eros? Prigioniero dell'Eros. E qui sarebbe interessante seguire il percorso. Io ve lo identifico, ve lo colgo in due punti. Come sapete, la grande intelligenza di Tasso fa in modo che sia Tancredi a uccidere la donna che ama senza accorgersene, senza sapere che è la donna amata. È il momento in cui le leva l'elmo e la riconosce tra i vertici della poesia occidentale di sempre. Non a caso è diventato uno straordinario madrigale di Monteverdi. Ci serve un'altra cosa. Lui la uccide. Che fine fa? Una volta che lui ha ucciso l'oggetto del suo desiderio e questo oggetto non è mai diventato, come dire, suo, non è mai diventato la sua altra metà, che fine farà questo personaggio? Guardate i versi che usa Tasso per parlare di Tancredi. Temerò me medesimo e da me stesso sempre fuggendo avrò me sempre appresso. Si porterà dietro i suoi fantasmi, i suoi incubi. Questi incubi faranno parte di lui, non se ne libererà più. Saranno una presenza sotterranea, costante, demonica della sua esistenza. Al punto tale che quando bisogna fare una grande impresa, Rinaldo non c'è, dice: vabbè, tu sei l'altro bravo, facci tu. C'è una selva incantata che bisogna liberare perché serve la vigna. Guardate, questo è un episodio che piace molto a Freud, quindi ascoltiamolo con particolare interesse. E allora Tancredi va in questa foresta, una foresta incantata da questi maghi cattivi che appunto una sorta di effetti speciali producono ogni cosa, fuoco, fiamme, draghi, tutto l'immaginario che potete supporre. Ma Tancredi non si spaventa di niente, va avanti, fin quando arriva davanti a un albero e lì sente una strana paura.
quando sta per colpire l'albero, la voce di Clorinda parla e gli dice: ma anche qua mi vuoi mettere in croce, basta. Freud piaceva perché era una sorta di coazione a ripetere, e Freud così la leggeva. Dice: rifà lo stesso gesto, è prigioniero della stessa cosa. Fa la stessa cosa e davanti a quell'evento, davanti alla voce di Clorinda, Tancredi getta la spada e scappa. Ecco, quella voce lo domina, lo possiede, non c'è scampo. Nella Gerusalemme liberata gli amori felici sono pochi, sono quasi tutti infelici. E ce n'è un altro che, secondo la logica, no, per cui A ama B e B ama C. Se Tancredi ama Clorinda, c'è qualcuna, poveretta, che ama Tancredi. Anche lei se ne è innamorata subito. Lo ha visto, e naturalmente è una pagana, lo ha visto dall'alto delle mura, dice: Madonna quanto è bello quel cavaliere. Ed è rimasta anche lì, emozione che diventa passione, duratura, non se ne libera. E anche lì lo insegue, lo cerca, ma Tancredi pensa ad altro, pensa a C. Ma appunto A si mette sempre alle costole di B, cerca disperatamente, cerca soluzioni anche, se ne va a vivere in campagna, così dice: sto tranquilla, però la forza la riporta indietro, e in questo viaggio all'indietro trova per strada Tancredi. Ma come lo trova? Ci serve questo. Lo trova perché Tancredi ha affrontato il combattimento finale, siamo a Gerusalemme liberata, sono 20 canti, siamo nel 19° canto, ha affrontato un lungo duello e alla fine sembra morto. Lo trova a terra e dice: come morto? Va vicino, lo guarda e guardate che cosa dice, pensando che sia morto, ma che squallido e scuro anco mi piaci, anima bella, se quinci entro gire sodi il mio pianto, alle mie voglie audaci perdona il furto e il temerario ardire, dalle pallide labbra i freddi baci che più caldi sperai vuo pur rapire, parte torrò di sue ragioni a morte baciando queste labbra e sangui e smorte. Che cosa fa? È un vero e proprio atto, come capite, di necrofilia. Perché è importante? C'è un archetipo anche qui che vi viene in mente, suppongo, che è Salomè. Quando Salomè bacia le labbra di Battista, di Giovanni Battista, quando Giovanni Battista è stato giustiziato, è stato decapitato, solo allora può baciare le labbra di Battista. Come dire? Sì, quando è che ci si può riunire? Solo nella morte. In vita tutto questo, in questa rappresentazione, come dire, drammatica, inquietante dell'Eros, non c'è. Non c'è unità, non c'è pacificazione. Voi potreste dire: però poi lui non è morto. Sì, e infatti, quando si sveglia, mettiamola così, le cose finiscono come se niente fosse accaduto. E sapete come finisce la loro storia? Tasso dice solo: andarono a vivere uno da una parte e uno dall'altra, vicino, però appunto non c'è unità che si ricomponga, i due restano staccati fino in fondo. Ci si può ricongiungere paradossalmente solo nella morte, e vi verrà in mente una frase bellissima che ha scelto Truffaut in uno dei film più terribili sull'amore, prendendola da Ovidio, una frase con cui si chiudeva, forse ricordate, la femme à côté, la signora della porta a fianco. Sapete come finiva? Anche qui, storia d'amore disperata, se non l'avete visto rivedetelo, perché Truffaut è uno dei classici del Novecento. Ricordate come finiva? C'è un personaggio che racconta questa storia, anche lei testimone di un amore, come dire, irrealizzato, che porta sul suo corpo, zoppa perché aveva tentato di uccidersi, il segno di questo fallimento, dice: ma io, se mi avessero chiesto, io avrei risposto così, mettete sulla loro lapide, né con me né senza di me, che era Ovidio, ripreso appunto da Truffaut, ma per dire appunto come si può
vivere né con me né senza di me. Le ceneri si possono mescolare, ma qui addirittura la sepoltura li tiene distinti e li tiene separati. Ultimo grande elemento, mi date ancora 7 minuti? Anche 7 volte 7. Io volevo da questo punto di vista finire il mio discorso con la parte, come dire, terribile dell'amore e poi trovare una soluzione gradevole. Com'è possibile uscire dall'inferno? Vediamola così. Il punto, se volete, estremo di questa rappresentazione terribile dell'amore si ha naturalmente con quello che forse è il più angoscioso romanzo d'amore che sia stato scritto, che è I dolori del giovane Werther. Voi sapete che Goethe ha due anime. Un'anima solare è quella che arriva al Wilhelmmeister e soprattutto al Faust, dove, ricordate, si può essere felici se ci si può riconoscere nel lavoro dell'intera umanità. Per cui io e mondo sono solidali, si possono mettere insieme. Ma che succede? Ed è l'altro Goethe, quello che va dai dolori del giovane Werther a uno dei più grandi romanzi che siano stati scritti, che si chiama Le affinità elettive. Che cosa succede, appunto, quando io sto con una persona, ma le affinità elettive, che sono una legge chimica a cui non ci si può, come dire, ribellare, le affinità elettive vi portano verso un altro, che è la grande scissione delle affinità elettive. Due coppie sposate all'improvviso scoprono che le affinità elettive le portano altrove. Che succede? C'è rimedio, c'è via d'uscita? Goethe racconta tutto questo sgomento, perché non ha una via d'uscita. E così come non ha una via d'uscita, Werther. Perché Werther è un grande libro? Sapete come incomincia? È primavera, Werther è contento. Dice, certo, me lo sono dovuto scoppare perché quella rompiscatole si era messa in testa che io la sposavo, ma figurate, se ne parla proprio. Dice, è primavera. Dice, ma io voglio godere del mondo, voglio godere della natura, voglio appropriarmene completamente. Vuol fare questo, e però ha fatto i conti senza l'oste, perché arriva in questo posto e trova qualcuna, Carlotta, e Carlotta gli piace. Gli piace, ma come l'Eros di cui parlavamo all'inizio, è una potenza devastante. Ma Carlotta è promessa sposa, non solo, ma è promessa sposa a uno che è un bravo uomo, una brava persona, solida, importante. Quindi non ha nessuna ragione per lasciare Albert e unirsi a Werther. E allora che cosa incomincia? Incomincia l'inferno di Werther. Che cosa succede quando, appunto, e torniamo alla questione iniziale, arriva l'Eros e noi siamo prigionieri dell'Eros e, come dire, l'oggetto del desiderio ci è interdetto, non ci appartiene, non riusciamo a raggiungerlo. Guardate come lo si presenta, vi leggo solo un passaggio. C'è una lettera molto importante in cui Werther discute con Albert, appunto il promesso sposo di Carlotta, sul rapporto tra normalità e patologia, e dice, in realtà, che cos'è la passione? La passione è l'alterazione dell'esistenza ordinaria. Dice, fa un esempio molto bello, dice, in realtà immagina un borghese che si sia fatto la sua casetta, c'ha il bel giardino, c'ha tutti i fiori coltivati. Che succede se all'improvviso arriva un torrente che spacca tutto e si porta via tutto? Cosa resta dell'ordine di prima? Niente. Resta un'altra cosa. Resta solo la furia di questo torrente, che è la furia della passione. Allora, se, e cito, arriva una passione travolgente, questa passione travolgente gli toglie la serena capacità di pensare e alla fine lo distrugge. Questo, appunto, è Werther. E dunque l'amore è una mania, qua esattamente nel senso, se volete, patologico. C'è un'ossessione, c'è una sola cosa che domina. Si dice nel libro, avete voglia di invitare qualcuno ad amare umanamente. Che significa amare umanamente? Tu devi amare questa persona, però certo, tu devi pure lavorare, non puoi stare tutto il tempo con lei.
devi farle qualche regalo, ma appunto a Natale, a Pasqua, al suo compleanno, non puoi dilapidare un capitale. Allora commenta Werther, si dice sì, forse amerà umanamente, ma avrà smesso di amare. Perché in questo senso la passione, dice Werther, sostiene, è totalizzante, è assoluta, è frenetica, è inarrestabile, è un fiume che arriva e travolge. E allora se è così, che cosa succede allora quando questa mania arriva? Contrae, il punto è questo, contrae le forme, i colori dell'universo in una sola forma e in un solo colore. Contrae, cioè, la vita dell'universo in una sola cosa, in una sola immagine. E a questa immagine affida tutte le sue speranze, mentre attorno, questo è Goethe, attorno il mondo scolora. Dunque c'è una, l'esempio che fa Werther è di una fanciulla morta per amore. È una storia, dirà Werther, che riguarda molti di noi, perché l'amore è come una malattia. La natura non trova una via d'uscita dal labirinto di forze confuse e opposte e l'uomo deve morire. È una sorta di progressione fatale, automatica. Se arriva l'eros che contrae, il punto è questo, che contrae la ricchezza del mondo in una sola immagine. Il mondo si scolora, è il verbo nella traduzione naturalmente che si usa qui, e se io non raggiungo l'oggetto del desiderio non posso che morire. Potrei aspettare che la malattia passi, ma chi mi aiuterà a uscire fuori? Potrei pregare gli dèi, ma sappiamo il cielo da questo punto di vista non è molto docile. Come si esce da questo discorso? Io avrei voluto raccontarvi qualcos'altro, ma lo lasciamo per un'altra occasione. Avrei risposto anche qui con un grande libro, che è il libro, come dire, del movimento e della vita, ma anche della pazzia, che è l'Orlando Furioso, ma insomma, su questo poi, semmai un'altra volta. Invece ce ne usciamo con, scusate, io lo uso come una specie di mio talismano, o se volete come il mio manuale delle giovani marmotte, mi è capitato di dire. Quelli che sono della mia età ricorderanno che il manuale delle giovani marmotte era il manuale che aprono i nipoti di Paperino per trovare tutte le risposte. È una specie di Wikipedia, ma formato antico. Il mio manuale delle giovani marmotte è la coscienza di Zeno. La apro e troviamo la soluzione. Però prima della coscienza di Zeno vi racconterò un altro pezzettino di libro. 3 minuti e finisco. Un altro pezzettino di libro. Qual è questo pezzettino di libro? Il libro che Svevo scrive prima della coscienza di Zeno. 1898, Svevo non conosce ancora Freud, conosce Schopenhauer al limite, si arrangia con Schopenhauer e scrive questo straordinario, terribile racconto, il romanzo, che si chiama Senilità. Lascio perdere il titolo. Ma Senilità che cosa racconta? Sapete come si doveva chiamare Senilità all'inizio? Svevo lo voleva chiamare il Carnevale di Emilio. Perché che cos'è il Carnevale? Il Carnevale è una festa nella quale noi entriamo, poi ci illudiamo che finisce la festa e noi ritorniamo ai giorni feriali. Quindi è il momento dell'infrazione, dell'allegria, del mondo rovesciato. Quindi il Carnevale è il mondo rovesciato. Questo poveraccio di Emilio fa una vita grigia, non ci sono donne, non c'è divertimento, si illude di essere uno scrittore, ma ha scritto un libro che nessuno ha letto, quindi sta là. Un giorno incontra Angiolina, bella, bionda, gli occhi crepitano, dice Svevo in un certo punto. Figuratevi, dice, ma no, questa è l'occasione. Ma è l'occasione per cosa? Sapete, il libro incomincia così. Dice, si illudeva di avere un'avventura facile e breve. Sarebbe stato come il Carnevale. Io mi faccio questa bella avventura, questa bella bionda, e poi dopo ritorno alla vita di prima. Quindi è una avventura. Ma il libro dimostra al contrario che con l'Eros non si scherza. L'avventura facile e breve la potete declinare, al contrario, come un'avventura difficile e lunga, da cui non c'è scampo. Quando se ne va Angiolina, lui dice se n'è andata la vita. E si ritorna poi, perché Angiolina se n'è andata. Nel bene e nel male Angiolina era la vita.
Quando se ne va, il carnevale finisce, perché la festa è finita, e lui torna indietro. Ma quella quaresima nella quale lui si ritrova non è come la vita di prima, è una quaresima dura, dolorosa. Lui è ammaccato, gli manca qualcosa, gli manca la vita, appunto. E la può solo immaginare, questo è un altro discorso. Quindi, con questo racconto saremmo nel pieno dell'Eros. Ma le cose non finiscono così. Nel pieno dell'Eros come maledizione, ma le cose non finiscono così. Nel 1923 Svevo scrive La coscienza di Zeno. Molta acqua è passata sotto i ponti e Svevo ha incontrato Freud. E lo ha incontrato spiegando che Freud certo forse non aiuta a guarire, questo è un altro discorso, lascio perdere questo aspetto e come dire, anche qui non voglio fare l'eretico in un tempio di fedeli. Ma Svevo ribadisco il suo punto di vista. Dice, Freud forse non serve per i malati, però serve molto per noi romanzieri, dice, perché è un principio di sospetto. Dice, le grandi teorie, e perché Freud è una grande teoria, mettono sotto sopra il mondo. Noi abbiamo ritenuto che le cose andassero così. Poi arrivano, e sono i nomi che fa lui, arrivano Einstein, Freud o Nietzsche e buttano sotto sopra quello che noi credevamo e diventano un fondamento di scetticismo. Il mondo non è più quello di prima, lo dobbiamo raccontare in un altro modo. E Svevo prova a raccontarlo con La coscienza di Zeno, inventandosi, come sapete, uno psicanalista che non ci fa troppo una bella figura. Questo dottoresse, come sapete, è una delle provocazioni più divertenti e complicate, perché esse chi è? È una ipotesi, è Sigmund, sì, ma potrebbe essere il superio, ma potrebbe essere Schmidt, e Schmidt è il nome vero di Svevo, che si chiamava Ettore Schmitz, e sceglie questo nom de plume. Quindi è tutto da discutere, ma non conta. Conta il fatto che è un alter ego, e soprattutto si presenta come un superio, un po' rompiscatole, che ritiene di avere la soluzione pronta, e dice, vabbè, ma tu sei chiaro, tu sei malato del male di Edipo, non ci vuole niente, una volta che hai capito, sei guarito. Lui dice, col cavolo, io avrò pure guarito, ma io sto peggio di prima, quindi non ne esco. Ma non ne può uscire per una ragione, perché la malattia di cui parliamo, di cui è questione nel libro, non è la malattia individuale, per cui io mi prendo un'aspirina, ho un problema da risolvere, mio padre mi maltrattava e io devo metabolizzare qualcosa. No, la malattia di cui si parla è qualcos'altro. Uso ancora una categoria freudiana che è arrivata dopo La coscienza di Zeno, ma che in fondo è raccontata, che è il disagio della civiltà. Quando noi nasciamo non possiamo che diventare malati. Guardate come lo racconta Zeno, così, ha davanti un bambino appena nato e dice così, nel tuo seno fanciullino, si va facendo una combinazione misteriosa, ogni minuto che passa vi getta un reagente, troppe probabilità di malattia vi sono per te, perché non tutti i tuoi minuti possono essere puri. E poi dice, tu vai alla ricerca del piacere e le tue scoperte deliziose ti avvieranno al dolore e alla malattia, cui sarai spinto anche da coloro che non lo vorrebbero. È un passaggio inquietante. Com'è? Io vado alla ricerca del piacere e le scoperte producono dolore e malattia, a cui, avete visto, sarai spinto anche da coloro che non lo vorrebbero e che ti dicono banalmente, adesso non devi mangiare, levati le mani dal naso, che appunto esercita una funzione di controllo. Ma quel desiderio, come capite, insomma, non è, lo sappiamo, cancellato, è rimosso e si manifesta in vari modi e in varie maniere. Ma se è così, allora, potremo forse guarire? Non se ne parla proprio, perché, come dire, la malattia ha le sue radici nella menzogna dei millenni, diceva Nietzsche. Ma che significa questo? Significa, in un altro passo della coscienza di Zeno, la vita attuale è inquinata alle radici. Ma noi possiamo bonificare le radici? No, purtroppo no. Ma è possibile che ci sia una vita sana, totalmente sana, pienamente sana? Svevo risponderebbe no, ma non è questo il punto. Non è nostro problema. Certo, Dio è morto, la salute non c'è, ma per questo dobbiamo impedirci di amare,
fumare, andare a cinema, leggere libri, passare le giornate con un po' di gioia o di felicità? No. Allora, la vera questione è come essere felici dentro la malattia, come essere felici dentro il disordine. E guardate la conclusione. Dice, è un pezzo bellissimo, siamo nel finale della coscienza di Zeno, dice, in mezzo a quel verde, attenzione, seppi sorridere alla mia vita e anche alla mia malattia. Sorridere, vedete, alla vita, non sorridere della vita, perché sorridere della vita significa la vita non ha valore, ma sorridere alla vita, al contrario, significa la vita ha valore, senza malattia. Cioè, la vita e malattia coincidono. Se io dico sì alla vita, dico sì anche alla malattia che abita la vita. La donna vi ebbe un'importanza enorme, magari a pezzi i suoi piedini, la sua cintura, la sua bocca, riempirono i miei giorni e rivedendo la mia vita e anche la mia malattia, le amai, le intesi. Com'era stata più bella la mia vita che non quella dei cosiddetti sani? Questo è un altro discorso. Però guardate il passaggio. Coloro che picchiavano avrebbero voluto picchiare la loro donna ogni giorno, salvo in certi momenti. Io invece ero stato accompagnato sempre dall'amore. Quando non avevo pensato alla mia donna, vi avevo pensato ancora per farmi perdonare che pensavo anche alle altre. Gli altri abbandonavano la donna delusi e disperando della vita. Da me, questo è il punto che ci serve, la vita non fu mai privata del desiderio e l'illusione rinacque subito intera dopo ogni naufragio. Il punto è questo, l'illusione rinacque intera dopo ogni naufragio. E dunque allora, la vita, come vedete, si identifica con il desiderio ed è l'eterno ritorno del desiderio la premessa di una partecipazione curiosa, coinvolta, partecipe appunto alle cose del mondo. Ed è un desiderio costante che ritorna dopo ogni naufragio. Non è che tutto va bene, al contrario, noi siamo, come dire, costellati di naufragi. Il punto non è questo. Se una sola volta, l'ho detto un grande, ho detto sì a qualcosa, dovrò dire sì a tutto quello che sta attorno. Io non posso dire sì al giorno senza la notte. Dico sì al giorno e se dico sì al giorno, dico sì anche la notte. Dunque allora, il desiderio rinnovato, ma è rinnovato come... Zeno usa un'immagine, un'ultima sigaretta che non finisce mai. Cioè, bisogna fumare solo ultime sigarette. Il vero problema non è guarire dal fumo, ma fumare sigarette che siano ultime, perché ognuna ha un'intensità particolare. Io l'assaporo, perché è l'ultima. Poi dopo dovrò fumare tante altre ultime sigarette, se no il piacere finisce. E significa però che ogni cosa è vissuta o va vissuta con l'intensità del desiderio, perché questo è il punto, questa è la cosa che ci interessa. Dunque allora, il desiderio costantemente rinnovato è come quell'ultima sigaretta che si fuma sempre, quell'ultima sigaretta perennemente goduta. Ed è proprio questo desiderio rinnovato che determina quel sorriso, appunto. Sorriso, guardate, non riso. Il riso può essere cattivo, maligno, può essere una gaiezza mala, diceva un altro grande scrittore, Pirandello. Qui no. Qui è il riso, è il sorriso alla vita, non è il riso della vita. Dunque, allora, quel sorriso che, con cui gli uomini possono conservare lo stupore davanti alle sorprese e anche davanti alle pene che ogni evento porta con sé. E se volete, allora a questo punto non conta neanche tanto che un desiderio si realizzi. Quel desiderio può anche non realizzarsi. Vale molto di più il fatto che possa rinascere ogni volta e che possa mantenere intatto il legame con la vita. Quale conclusione? Nessuna. E come in Guerre Stellari si potrebbe dire, la storia continua. Grazie.